Qui con Stefano Borla, preparatore dei portieri del Barletta Calcio. Io partirei dai motivi che l'hanno spinta ad accettare l'offerta del Barletta, questa nuova avventura. Lei proviene dal settore giovanile della Juventus, dove credo che comunque si trovasse al meglio. Cosa l'ha spinta a rimettersi in gioco ed accettare la proposta del Barletta? Ma intanto non si può negare che il discorso che l'anno prossimo questa categoria sia quasi una B, cioè nel senso che è ovvio che la Serie C che andiamo ad affrontare, la Lega Pro, è un campionato secondo me importante e che quindi è stimolante sotto tanti punti di vista per me tornare a farla dopo qualche anno che ho scelto di fare il settore giovanile in una grande società sicuramente come la Juventus, però non è il calcio degli adulti, intanto per essere molto chiaro. La seconda motivazione è sicuramente il fatto che ho già lavorato con parte dello staff ed è chiaro ed evidente la mia sintonia di calcio con loro e che mi ha fatto fare questa scelta. La terza, non si può non pensare che Barletta possa essere una piazza qualunque, non lo dico per, come si può dire, per piaggeria o cose del genere, è la verità, nel senso è una piazza che ha fatto del grande calcio, una piazza di grande calore, per me è la prima esperienza andare via da casa e quindi se ho fatto questa scelta è perché credo fortemente in quello che può essere questa avventura che andiamo ad iniziare. Sono andato in archivio ormai 10 giorni di ritiro, vogliamo fare un bilancio di quello che è stato il lavoro fatto finora? Ma il bilancio è molto positivo perché vedo intanto un gruppo molto nuovo, però ho visto una buonissima sintonia fra i ragazzi e questo permette di lavorare costantemente con i ritmi giusti che il mister richiede. Personalmente credo che nel lavoro nello specifico ho avuto modo di conoscere Luca a fondo in questi 10 giorni, sono molto soddisfatto del lavoro e credo che si possa lavorare molto bene, ho trovato in lui un grande professionista, un ragazzo molto disponibile e sono molto contento. E in generale credo che noi dello staff nuovo siamo stati molto ben accolti dalle professionalità che ci contornano, ho trovato grande cordialità, il sorriso che credo che debba sempre accompagnare questo mondo, ma nello stesso tempo ho trovato e ho scoperto della professionalità di alto livello e credo che queste possono essere delle basi importanti per fare il nostro percorso. Ci vuole presentare in due parole il portiere nuovo che è arrivato, De Martino, che magari il pubblico non conosce, sì. Piacerebbe sapere qualcosa su di lui. Ma io credo che a me personalmente me ne è stato parlato molto bene dal mister, dal prof che hanno avuto modo di averlo l'anno scorso. Credo che la cosa importante siano le 70 presenze in Serie D in due squadre di vertice che ha fatto. Credo che il cuscinetto tra virgolette della C2 fino all'anno scorso sia un cuscinetto che quest'anno non c'è più e credo che aver fatto 70 presenze in Serie D possano essere una cosa importante. Per il resto è arrivato da 2 giorni e credo che abbia avuto l'approccio giusto in questi 2 giorni, non posso dire nient'altro, nel senso che è chiaro che giorno dopo giorno lo potrò scoprire. La sensazione è che stare vicino a Luca possa essere di grande aiuto perché Luca ha avuto un percorso molto simile nell'inizio della sua carriera, ha fatto un paio d'anni in Serie D facendo un minutaggio, per un portiere è importante giocare perché sotto tanti punti di vista niente come la partita in realtà ti dà esperienza e parla ad alto livello in Serie D secondo me è molto importante, quindi aspettiamo e valutiamolo insieme. E per quanto riguarda invece gli altri due portieri con cui ho lavorato, vabbè, uno è Cilli che è andato via, l'altro è Pisani, su di loro invece cosa si sente di dire? Ma io direi che per entrambi il discorso minutaggio sia una cosa importante, io credo che per essere in primis credo che sia doveroso parlare di Cilli perché è un ragazzo che era già qua al Barletta l'anno scorso, credo che lui abbia delle qualità, credo che però sia importante per lui fare un percorso di minutaggio perché, ripeto, fare il salto dalla Beretti alla prima squadra è un salto importante soprattutto come responsabilità di quello che può essere anche solo la semplice partecipazione alla partitella di fine allenamento, no? Dove non sei più il ragazzo aggregato
ma sei un componente della squadra, e questo credo che il salto dalla Beretti alla prima squadra sia una cosa importante. Credo che il cuscinetto che ti può dare la Serie D possa realmente essere probante per lui, per vedere quel tipo di futuro possa avere. Stessa cosa per Pisani, lui ha avuto un approccio forse un po' più costante con la prima squadra l'anno scorso, però anche nel suo caso credo che sia importante valutarlo eventualmente per un discorso di minutaggio in Serie D. Questa credo che sia la cosa più importante per un portiere. Ma mister, infine, vuole lanciare un messaggio alla piazza, ai tifosi? Ma io ho già avuto la fortuna di fare la Serie C per qualche anno. È difficile, io sono un ex ragazzo di curva, quindi la mia vicinanza nei confronti dei ragazzi della curva è di ammirazione. Io dico sempre una cosa: credo che il calcio debba essere cuore e passione, e credo che per me, che mi reputo un fortunato, senza la passione dei tifosi mi toccherebbe forse andare a lavorare realmente. Cioè, io ho grande rispetto per loro, spero che gli possiamo trasmettere le emozioni giuste per poter tornare in massa allo stadio. Credo che avere uno stadio pieno sia soprattutto di grande stimolo, può essere di pressione, però io credo che sia di grande stimolo e sia di aiuto per questi ragazzi che stanno lavorando seriamente. Io credo che possiamo garantire sicuramente l'impegno. So che questa è una piazza che, al di là del vincere o perdere, vuole che la maglia venga strizzata a fine della partita, perché si è dato tutto. Io credo che questo lo possiamo garantire, nello stesso tempo speriamo di trasmettere delle emozioni forti perché loro possano di nuovo urlare con orgoglio e con forza Barletta. Grazie, mister. A voi.